trecuti al Maracanã, siamo qui con il Real Madrid, la seconda classifica del campionato CEC 2014-2015, è ufficiale stasera, anche perché l'Atletico, vedendo a tavolino, voi comunque avete vinto, avete fatto il vostro lavoro e siete andati al secondo posto contro il Napoli che ha fatto la prima, perdendo, pareggiando solo una partita, forse era impossibile prendere Antonio, quest'anno. Sì, quest'anno purtroppo a causa anche delle tante assenze non siamo stati sempre tutti presenti sul campo, però quando siamo al completo possiamo dire la nostra in questo torneo. Siamo contenti per aver raggiunto il secondo posto e speriamo nella Champions di rifarci. Forse da 3-4 anni da quando fate il trofeo CEC è il risultato più alto che avete raggiunto, anche se anche questa volta è mancato quella cosa in più per portarvi al primo posto a vincere il trofeo, non avete ancora vinto niente nel CEC. No, purtroppo è vero, mai come quest'anno siamo andati bene, anche perché abbiamo trovato una compattezza di squadra che negli anni precedenti ci è mancata. Avendo anche un grande portiere a porta come Michele Capacchione, ci ha dato molto, una grande mano in tante partite, però il nostro unico rammarico. Anche in mezzo, vedo una mano. Anche in mezzo, ha dato una mano, il polivalente. Tu l'hai sostituito in porta. Anche in porta, però l'unica cosa che ci è mancata quest'anno purtroppo è le troppe assenze, non siamo mai riusciti a giocare con la stessa squadra, spesso è troppo volentieri, anche in partite come importanti come contro il Napoli, eravamo in 5 puntate, ci ha dispiaciuto un po', speriamo solo nella Champions, almeno di stare tutti presenti e giocarci apertamente. Un grande merito, secondo me, da dare anche a Giovanni Napolitano che quest'anno si è messo d'impegno, ci ha messo la faccia, è venuto sempre a giocare, a volte in condizioni, se lo inquadriamo un attimo, sempre con il ghiaccio, infortunato come al solito. Però ci ha messo sempre la faccia, grande merito, ma anche a lui secondo te l'anno scorso non c'è. No, soprattutto grande merito a lui perché diciamo ha creato lui questa squadra, è stato lui il primo a chiamarci ognuno di noi fondatore. E a darci la voglia, a trasmetterci la voglia partita dopo partita, andare sempre avanti. È stato un grande trascinatore. Ed è un grande leader per noi. Grande capitano. Girone facile quello che vi aspetterà in Champions, più facile dell'altro, che il girone di ferro, Atletico Madrid, Napoli, Manchester City. Potete arrivare in semifinale? Possiamo forse ambire al titolo quest'anno? È la volta buona. No, l'obiettivo, ripeto, l'obiettivo è la finale. Spero, se ci siamo tutti, l'obiettivo è la finale. Questo è il nostro unico obiettivo. Quest'anno abbiamo fatto andata e ritorno per non creare pastette varie nel finale, biscotti che l'anno scorso vi hanno permesso la semifinale, lei era uno dei sostenitori. Sì, sì. Abbiamo fatto bene secondo lei. Almeno in questo caso prevalgono i più forti, senza pastette. Quindi quest'anno potete dimostrare di meritarla la finale. Senz'altro. Vi rifarete sicuramente. Ringraziamo il Real Madrid, la seconda in classifica del campionato 2014-2015.